Ragazzi e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per andare a fare una nuova ricetta. Oggi andremo a fare dei biscotti, ma useremo la nostra pasta Maker. Come sapete, ho preso la trafila dei biscotti e andiamo a fare quest'altra ricetta. Allora, questa ricetta si chiama biscotti al cocco. Andiamo a vedere come vengono. Speriamo di aver azzeccato l'idratazione. Al massimo, se ce n'è bisogno, dobbiamo andare ad aggiungere un pochino di latte. Ora vedremo mentre andiamo a fare cosa succede. Gli ingredienti sono i seguenti, ma per le dosi e le quantità di biscotti dobbiamo aspettare dopo perché vediamo, ci regoliamo quanti ne vengono. Non so ancora di preciso il numero dei biscotti. Ovviamente dipende anche quanto uno gli fa venire lungo il biscottino all'uscita dalla trafila. Allora, le dosi sono 300 g di farina 0, 100 g di farina di cocco, 70 g di zucchero a velo, mezza bustina di lievito oppure un po' meno di mezza, possiamo metterne, una bustina di vanillina, due uova, ma se non basta dovete aggiungere latte fino ad arrivare a 100 ml di liquidi. Se invece con due uova arrivate a 100 ml, a posto. Io con due uova medie mi dà 100 ml, però poi andiamo a vedere se abbiamo necessità di aggiungere qualcos'altro. Poi 60 grammi di burro ammorbidito a temperatura ambiente, non liquido. Quindi lo tirate fuori un 20-25 minuti prima, diventa bello morbido, anche se siamo in stagione comunque fredda, si ammorbidisce comunque. Bello morbido e lo tagliate a pezzettini piccolini. Io vi faccio vedere. L'ho ridotto così, poi andiamo due volte a impastare e poi far uscire i nostri biscottini. Questi sono gli ingredienti. Ora andiamo a cambiare postazione e cominciamo a farli. Eccoci che siamo qua. Abbiamo montato la trafila dei biscotti. Come vedete, potete usare una che è fatta a forma dei biscotti, l'altra sarebbe la sfoglia. Però io utilizzo tutte e due, faccio le due forme diverse di biscotti. Altrimenti quella che vi esce normale liscia come sfoglia la potete rimettere dentro e fare tutti con lo zig zag che escono tipo zig zag questi qua. Andiamo a accendere la nostra macchina, mettiamo il primo in alto. Ok, andiamo a aprire. E inseriamo la farina. Io già le ho pesate prima, però vabbè, adesso ce lo dirà anche lei il peso. Inseriamo la farina normale, poi inseriamo quella di cocco. Dobbiamo mettere tutte le polveri, diciamo, all'interno. Mettiamo quella di cocco, i 100 grammi. Piano. In questo modo, ecco qua. Chi vuole può anche dimezzare le dosi, eh. State attenti a metterlo tutto all'interno, non all'esterno. In questo modo, aggiungiamo lo zucchero a velo. Qui piano piano vi aiutate con una paletta, con qualcosa, se lo preparate prima, se no cucchiaiate, lo pesate mani mano. Io mi sono pesata tutto prima. Qui, anche qua state attenti che vada tutto all'interno. La bustina di vanillina, vediamo un pochino di aroma ai nostri biscotti, oltre al cocco ovviamente. Mezza, io questa già ce l'ho aperta, ma è più di metà, quindi devo metterne meno. Mezza di lievito per dolci, che sarebbero 8 grammi. Ecco qui. Poi i tocchettini di burro che vi ho detto ammorbidito, tenuto fuori un pochino. Aggiungete tutto all'interno e andiamo semplicemente a chiudere. E premiamo play. Anzi, prima mettete le uova dentro qua, mi raccomando, al dosatore, andate a sbattere bene a modo che venga tutto un liquido fluido mischiato bene. Se avete necessità, come vi ho detto prima, aggiungete del latte, altrimenti usate questo che andiamo a versare pianino pianino mentre la nostra macchina impasta.
come quando facciamo la pasta. Piano piano, delicatamente, fate uscire in modo delicato le nostre uova. Fate così, continuate, pianino pianino, mi raccomando. A filo, eh? Fate uscire a filo. Bene a modo finché non scende tutto. Fate andare giù bene. E ora non ci resta che aspettare che finiscano i 3 minuti, che poi la andiamo a spegnere, che poi dopo la dobbiamo andare a fare rimpastare per la seconda volta. Manca pochi secondi, ora l'andate a spegnere, eh? Ecco qua. Quando arrivate a che manca un secondo, la spegnete, staccate la spina e aspettiamo 5 minuti. Nel frattempo, anzi, apriamo, perché se vedete che si è attaccata un po' nelle pareti, con la paletta andate a abbassare, così poi dopo il secondo impasto lo impasterà tutto bene. Un paio di minuti, 3 o 4 minuti, e poi torniamo qua. Nel frattempo che aspettiamo, potete mettere uno strato leggero di staccateglie nella teglia antiaderente, perché può, se avete delle teglie un po' particolari, io un leggero strato glielo vado a mettere, proprio leggero, 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 così sono sicura che non si vanno ad attaccare. Se avete qualche teglia che usate un pochino di più, quindi può andare ad attaccare, voi mettete questo leggero staccateglie, una spennellata leggera, e siete sicuri che i biscotti non si vanno ad attaccare. Come sapete, lo staccateglie lo faccio io, per chi non lo sa, va in sezione playlist nella cartella Monsieur Cuisine, trova staccateglie. Non serve per forza Monsieur Cuisine e Bimby, basta avere un frullatore immersione a un robot tranquillamente da cucina. Ora andiamo a riattaccare la nostra spina. Sentite che fa bip. Premete il pulsante di accensione. Rimettete la spin, il programma senza l'uovo, tenete premuto play finché non parte, lo tenete premuto. Ecco, e lui parte di nuovo a impastare. Ora aspettiamo questi 3 minuti e poi vediamo uscire i biscotti. Ecco che ci siamo, andiamo a vedere se i primi biscotti li dobbiamo andare a ributtare all'interno. Ora andiamo a vedere come escono. La lunghezza la scegliete voi, ovviamente. Ora aspettiamo un attimo, i primi di solito li andiamo a togliere. Andiamo a vedere, però vengono bene, eh? Guardate, belli. Li potete adagiare sulla teglia. E poi se volete li fate lunghi uguali. Una parola, eh? È abbastanza veloce. La mettete sulla teglia, le adagiate, però dovete essere abbastanza veloci, anche questo qua poi lo taglio a metà, ne faccio uscire due, però è bello idratato al punto giusto, eh? La lunghezza, vedete, io l'altra me la vado a ripassare così me la faccio tutti con le righette, sono più bellini secondo me, da vedere, eh? E andate a riempire la teglia. Questa è la prima teglia, vedete? Io ho cercato di farli più o meno tutti uguali, poi se volete che viene troppo lungo, con questo andate a tagliare il pezzettino in più, poi lo andate a mettere dentro e lo andate a rimpastare. Se vedete che vi viene uno troppo lungo, perché comunque va abbastanza veloce, eh? Ora vado a riscaldare la mia Camdom con il programma riscaldamento, come sapete, chiuso tutte le altre friggitrici, riscalda 3 minuti a 180 gradi, perché con tutte le friggitrici vanno cotti a 180 gradi. Chi ha doppia resistenza, piano centrale, quelli che hanno una sola resistenza, piano più basso. Per i minuti, ovviamente, vi aggiorno dopo. Eccomi qua, la prima cottura di biscotti è pronta, piano centrale come vi ho detto 180 gradi, ci abbiamo messo dai 12 ai 13 minuti. Guardate come sono cotti perfetti, davanti, di dietro, senza girarli. Voi se avete bisogno di qualche minuto in più andate massimo 14-15, controllate spesso mi raccomando.
e poi fate raffreddare. Ora aspetto che cuocio tutti gli altri e poi torno qua. Eccomi qua. Allora, più o meno vengono dai 65 ai 70 biscotti, lunghezza dai 5-6 cm. Questa è le dosi. Ovviamente se li fate più lunghi ne vengono meno, se li fate più corti ne vengono di più. Questi sono i nostri biscotti, eh? Alla terza cottura, perché la seconda è più o meno sempre allo stesso tempo, quindi dopo controllate, perché la terza cottura ci ha messo solo 9-10 minuti. Siamo andate a diminuire di quasi 3 minuti. Questi sono i nostri biscotti. Ora ne prendo uno sotto che forse è più freddo, perché gli altri sono caldi. Li dobbiamo fare raffreddare per poi andarli a conservare in una scatola di latta o in un barattolo ermetico. Durano 3-4 settimane, se ci arrivano ovviamente. Durano assai perché comunque è un biscotto secco. Buono. Friabile. E come vedete, cottura perfetta. Allora, io vi lascio sottoscritto tutti gli ingredienti. E i tempi di cottura che ho utilizzato io con la Camdom. E più o meno quelli che dovete utilizzare voi, ovviamente, controllate. Può darsi che ci voglia 14 minuti, se avete una friggitrice bella potente, può darsi che ne mettete meno addirittura. Li fate raffreddare, li conservate e questo è tutto quanto. Vi lascio i miei canali dove mi potete seguire, contattare, iscrivervi. Iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, guardare i video è gratuito. In basso a destra dove c'è scritto iscritto, iscritta, attivate la campanella. Cliccate la campanella, attivate le notifiche, così ogni volta che pubblico un video vi arriva direttamente la notifica sul vostro dispositivo e non rischiate di andare a perdere i nuovi video. Una cosa importante è che questo impasto è bello consistente e va benissimo anche per chi non ha la pasta maker, può andarla a fare, a tirarla a mano con il mattarello e fare le formine con i biscotti, perché ho guardato la consistenza ed è bella fatta bene, quindi si può utilizzare anche manualmente. Se uno non ce l'ha, dice come faccio? Io non ho la pasta maker, ma li voglio fare. Le impastate tranquillamente e andate a fare i vostri biscotti. Fatemi sapere se vi sono piaciuti e soprattutto se li avete fatti o se li fate diversamente. Si sente l'aroma del cocco al punto giusto, eh? Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!